Ecco, inviti una donna per andare a mangiare al ristorante e non c'è niente da fare. Arriva sempre in ritardo. Le misure che aspetti? Va bene, ne approfitto per scrivere alcune note sul mio breviario. Eccolo qua. Dal momento che scrivo sul giorno in una pagina che è intitolata, cioè sempre in milanese naturalmente, l'angolo di Milano, ho trovato il ristorante corrispondente proprio qui a Milano in via Boltraffio, e adesso aspetto, ho invitato grazie a Maria Raimondi, aspetti che la venga perché lei è in ritardo, non so cosa dire. Ecco qua, fatto pronto, speriamo che arrivi, così siamo a posto. Ciao! Oi, ciao, ma dico, sei sempre in ritardo, devi arrivare. Come in ritardo? Ma come in ritardo? Dico, è mezz'ora che ti aspetto. Io aspetto te sempre delle ore, mezz'ora più, mezz'ora meno, sono in anticipo sui tuoi ritardi. Ah, ho capito, bravissima, brava, brava così. Dai, andiamo a mangiare, c'è poche mangiare. Polemiche. No, no, un momento, io devo precisare una cosa che mi ha dato molto fastidio. Tu hai detto, vado a mangiare con Grazia Maria Raimondi. Sì. Come se tu tutti i giorni andassi a mangiare, non so, con la Giovanna, la Lucia. Ma dai, ma queste qui sono gelosie di Lana Caprina. No, ma devo farlo sapere, no, la gente, chi sei, cosa fai, con chi vado a mangiare. Vado a mangiare con Grazia Maria Raimondi. Mi sta anche bene, ma poi aggiungi mia moglie. Va bene, vado a mangiare con Grazia Maria Raimondi, mia moglie. Prego, sì, si accomodi, prego, venga. Siamo i primi. No, sì, davvero, sì, non sì. Mi ero accorta, mi sembrava affollato. Ti piace l'ambiente, è bello, no? Carino. Sì, sì, è molto bello. Popolare, la milanese, anche qua c'è un menù tutto milanese qua. Sì, oltre al resto naturalmente. Dalla tradizione milanese c'è scritto, i nervizi, ti piace? Non ti piacciono? No, sono un po' pesanti. I mondeghili con misticanza. Ma lo sai cosa sono i mondeghili? Ma sì, sono che le polpettine. Sono milanese. Sai come le chiamano in America? Meat and balls. E ris gialle o sbu. Ah, questo è uno dei miei piatti preferiti, guarda. La cuteletta alla milanese. Anche quella lì, guarda, stupenda. Quella sarei indecisa. Menù vegetariano. Sai che hanno dato i nomi delle piazze, delle cose qui attorno? Perché tu ordini piazzale Segrino e ti danno un flan di verdure di stagione con fonduta al formaggio. Ordini via Confalonieri, per esempio, c'è la vellutata del giorno e pane aromatizzato. È molto originale questa cosa qui. Io non so cosa. Sì, dimmi. Mangio riso in bianco io. Ma se ti ho detto che il riso non lo puoi mangiare. Allora, ris jade o sbus. Tu la conosci la barzelletta della brioche, eh? Che la conoscono tutti, che uno va al bar e gli dice mi dia una brioche, non ce l'ho. Mi dia allora una brioche, ma insomma... Allora mangio la cutelletta alla milanese. Quella volendo la puoi mangiare. Però ci sono le patate. Non mangiare le patate, mangia la verdura, no? Guarda che i dolci qua non sono segnati. Non sono segnati. Bisogna andare al tavolo per prendere i dolci. Allora andiamo al tavolo, perché figurati se io vado al tavolo dei dolci senza mangiare un dolce, ma non se ne parla proprio. Roberto, per fortuna che hai detto che non c'erano le torte, ma guarda quanta scelta, che meraviglia! Cioccolato, torta di cioccolato e arancia, ma scherziamo. Avrà punteggio zero, eh? Guarda, vediamo un po'. Vediamo. Oh, ma per l'amor del cielo, non se ne parla. Vabbè, a zero. Non se ne parla. A zero. Vediamo, questa qui è una crostata di pesche. Crostata anche di pesche, devo... vediamo. Ecco. No, ma neanche questa. Un po' meno però. Sì, un po' meno, ma non va bene, non va bene. No, vabbè, allora, a zero ancora. A zero, vediamo un po'. Oi, Charlotte di mele, forse questa, questa qui. Questa qui senz'altro andrà bene. Mamma mia, per carità, questa è proibitiva, niente, assolutamente. Beh, a zero ancora, vai. È proibita. Poi cosa c'è? Torta paesana, wow. Ah, la torta paesana senz'altro è... No, mamma mia, ma anche questa. No. Questa qui non so che cos'è, ma vabbè, comunque deve essere molto buona. Quella è una torta di cioccolato bianco con i pistacchi. Ah, va. Questa qui mi piace moltissimo. No, ma non è possibile, dai. Bisogna che tu te la scordi, mio caro. Beh, ma io cosa posso quella mangiare? Quella lì magari di amare... No, penso che vada bene neanche quella lì. No, non vedo altro. Ah, sì, ho trovato, guarda. Io vedo, Ti faccio dare io una fettina di quelle giuste, Grazie, molto gentile. Ecco, amore, questa sono sicura che tu la possa mangiare, almeno. Vediamo un po' che cos'è. Vediamo. No, ma non è possibile, dai.